Buongiorno a tutti, siamo al Bar La Torre a San Quirico d'Orcia con Enrico. Allora, cos'è la bicicletta per lei? Tante cose. Da piccolo è un modo di viaggiare, di spostarsi da viaggiare. Da grande è stata una passione che sono portato dietro, insomma, che poi ha pensionato è un relax, sbaglio, di fare insieme agli altri, di vivere la domenica per le belle strade della Val d'Orcia, di condire per condire, per fare qualche salita con gli amici. E anche di ritrovarsi nelle scene durante l'inverno tra amici ragionando di biciclette e alcuni campioni di vecchia data, alcuni che sono anche nati qui in Val d'Orcia. Ed è anche un mezzo di spostamento, no? Sì, io più per piacere. Esattamente. E prima mi ha detto anche che ha fatto un bel po' di strada, no? Quanti chilometri faceva? Beh, sai, quando lavoravo e correvo facevo 4-5 mila chilometri, non pochissimo. Ora, pensionato, sono arrivato da alcuni anni fa, che fanno 14 mila all'anno. Ha fatto anche le vette più importanti d'Italia? Certo, c'è il Giro d'Italia, certo. Mortirolo, Gavia? Gavia, Almagro, Lacque Papeago, Stelvio, sì, il Tonale. La più dura? Per me è stato il mare, da parte di Gavarese. Ho capito. E invece qui siamo in Val d'Orcia. Lei ha scritto un libro sulla Val d'Orcia, sì. su cos'era la Val d'Orcia e su cos'è. E com'era la Val d'Orcia? Una volta quando ero piccolo io era, diciamo, spettrale, tipo un territorio lunare. Tutta argilla, cuore argilloso, tutto brillo, senza pianti, solo per vegetazione lungo torrenti e coltivato su. Il resto è tutto quanto in culto. Quindi adesso la verde Val d'Orcia è dovuta a interventi degli agricoltori, con i mezzi agricoli, trattori e macelli, è stato uno sbancamento di questi calanchi. Quindi sono diventate dei dolci colline armoniose che sono bellissime a vedere, specialmente nel mese di maggio e giugno, quando il grano comincia a prendere il colore, oppure in maggio quando comincia a fiorire è tutta bella. Ora, la dolce è bella sempre perché ogni 10-11 giorni cambia colore, cambia tonalità, cambia aspetto. Il bello è autunno e marrone, perché c'è tutto arato, l'inverno è un po', sembra una tundra, un po' lunga, mentre primavera è meraviglioso, bellissimo. Luglio, agosto c'è la tratta di giallo, c'è un giallo paglia. Quindi in continuo cambiamento? Cambiamento continuo, c'è i residui da paglia. C'è i rotoli che sono uno spettacolo quando. Oltre il paesaggio, cos'è cambiato in questi anni? Si è svuotata? Si è riempienita adesso oppure no? Si è svuotata, diciamo, ha perso il 70% di popolazione negli anni 50 e negli anni 60. C'è stato un picco di popolamento negli ultimi 15-20 anni, ma leggerissimo, quasi. Perché è cambiato la solidarietà che non esiste quasi più per noi, che è cambiato che bagnoli, le porte sono sempre aperte, non serve la serratura delle porte, ma siamo in alzare scendi. Che sarebbe? Un semplice, con una cordina si tirava e saliva su quello che chiudeva la porta e si apriva, chiunque poteva entrare in casa. Perché non si era abituati con i pellegrini da Francigena, che erano molto frequenti, e si aveva un'ospitalità che oggi non esiste più. Ho capito. E un'ultima cosa, Val d'Orcia è luogo anche di biciclette. Chi è stato il campione, il suo preferito? Preferito ai belle professionisti, io da giovane ero un tifoso di Baldini, nel 57, quando invece avevo di allora. Sono l'ultimo di Alberto e
nel 58 inizia il campionato mondiale e io in Italia, con grandi risparmi. Poi sono stato un tifoso di Gimondi, particolare di casa tutti i grandi mondi. Nel passato, anche se sono toscano, ho preferito Coppi. Come mai? Non vedevo più timido, più... mentre Bartra più spavaldo, era clericale e va rubato qualche gara a un nostro paesano. Chi? Primo Volpi, che un giro da Toscana con l'aiuto della stampa e di altri ostacolarono in discesa Volpi per dare la vittoria a Bartali. Per dare a Bartali la possibilità di raggiungere quel Bartali volante. Ai ai ai, allora con queste nuove sviluppi su Gino Bartali si chiude giro di ruota da San Quirico d'Orcia. Un saluto ai... Il libro, ecco qui. Per chi vuole capire qualcosa di più di cos'è stata la Val d'Orcia, questo è il libro giusto. Saluti a Ivo e saluti da San Quirico d'Orcia.